Poi ora questa volta non mi distraggo neanche, guarda, guardo fisso lì, non guardo te. Qualunque domanda tu faccia rispondo, da 1 a 10. Allora, abbiamo Lucianino Imbriani, è un noto Lucianino. Viaggiatore del mondo, cosmopolita, io lo chiamerei cosmopolita e anche filantropo. E vorrei sapere da te... Scusa, va bene, ma non hai detto che mi facevi delle domande. Allora, spending review ad Arezzo. Allora, la spending review te la dico subito. Guarda, ma in due parole. La gente non l'ha capita, né noi, né i politici, hanno tolto il review, hanno lasciato spending. È tutta una spesa. I presunti favoritismi che Moratti denuncia alla Juve. Speriamo che esista. Voglio dire altro. La condizione di merda nella quale viaggia il Milan. È un pezzo che si sente, però. Il re del porno lascia Los Angeles perché gli proibiscono di fare i film senza preservativo. Fatto veramente bene. Ma ne ho saputo un'altra. Forse vecchia. Il re del porno, come si chiamava? Ma te dici l'italiano Siffredi. Bravo! Quello lì, Rocco Siffredi, che è il primo italiano nel mondo riconosciuto. Scusa, se te mi fai così, io sto parlando del film porno, te mi fai così, chi non c'ha l'audio... Ah, giusto. Allora, Rocco Siffredi... Rocco Siffredi ci dice che è il primo italiano conosciuto in tutto il mondo per avere, non si può dire parolacce, però la gente capisce, 4.000 donne. 4.000 donne. E tutti si domandano. E il secondo? Sei te. No, il secondo non so, io dice che Mario Monti per avere... Inculato 50 milioni di italiani. Dice. Molto fine. Però non è vero. Cioè, scusate se io fermo certa gente. Bravo. Andiamo, Rita. Bravo. Grazie, buongiorno.